Sono state molte le iniziative del Consiglio regionale del Piemonte nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In 11 sale cinematografiche piemontesi è stato proiettato, su iniziativa della Consulta delle Lettere con Agis Scuola, il film La sposa bambina, destinato agli studenti delle scuole di secondo grado. La pellicola racconta la biografia di Nayum, data in sposa a 10 anni a un uomo molto più vecchio di lei, che la violenta e la costringe a una vita di umiliazioni fino a quando riesce a fuggire dal villaggio e a divorziare. A Palazzo Lascaris, inoltre, l'assessora alle pari opportunità e diritti civili della Regione Piemonte ha ricevuto in dono lo scialle rosso, simbolo della lotta alla violenza contro le donne e il femminicidio. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Ma gli uomini, con il patrocinio del Comitato regionale per i diritti umani. Ho deciso di fare lo scialle rosso come simbolo di lotta alla violenza contro le donne e per il superamento di tutte le forme di discriminazione. È stata un'iniziativa che mi è venuta in mente guardando le panchine rosse che ci sono in giro per la città e ho voluto esprimere anch'io con la mia creatività, la mia passione per il lavoro a maglia, creare un simbolo anch'io e dire anch'io il mio no alla violenza contro le donne.